Buongiorno appassionati del crimine, bentornati sul canale. Io sono Andrea e oggi vi parlerò di un caso che onestamente io ho definito sconcertante, agghiacciante, scioccante, raccapricciante e chi più ne ha più ne metta. Infatti si tratta del caso di Sophie Lyonnais, una ragazza alla pari che è andata a lavorare in Inghilterra, e adesso vi parlerò nello specifico della situazione travagliata che si è venuta a creare dopo che lei si è trasferita. Ma andiamo per ordine. Sophie Lyonnais nasce il 7 di gennaio del 1996 a Troyes, in Francia, che si trova praticamente a 150 km da Parigi. E i suoi genitori sono Patrick Lyonnais e Catherine de Vallon. E lei appunto cresce in questa piccola cittadina e frequenta la scuola per diventare maestra d'asilo o una scuola simile, comunque qualcosa che ha a che fare con i bambini piccoli. E nel 2016 Sophie riesce a coronare questo sogno di lavorare finalmente con dei bambini piccoli e insieme riesce anche addirittura a coronare un altro suo sogno, quello di trasferirsi in un altro paese. Infatti riesce a trasferirsi a gennaio del 2016, quando lei aveva appena compiuto 20 anni, appunto a Wimbledon, vicino Londra, in Inghilterra. Quindi lei è strafelice, chiaramente, certo un po' preoccupata perché comunque si deve trasferire da sola, senza sapere neanche benissimo la lingua, a dire la verità, in un altro paese, però diciamo che appunto più felice di così non poteva essere. Oltretutto è andata a lavorare in casa di due persone che sembravano due persone assolutamente per bene. Infatti va a lavorare in casa di Sabrina Couidet, che era una stilista addirittura, un personaggio abbastanza famoso anche, e Wissem Medoni. In realtà non penso che si pronunci così, ma è scritto così, quindi facciamocela andare bene. E hanno rispettivamente 35 e 40 anni, tra l'altro lui è anche un banchiere, quindi tra tutti e due sono anche parecchio benestanti. E Sophie, in qualità di ragazza alla pari, doveva appunto andare da loro, abitare con loro, vivere con loro, e in cambio di vitto, alloggio e stipendio lei avrebbe dovuto occuparsi praticamente di tutto, ma specialmente dei due bambini della coppia. In realtà nessuno dei due bambini era di Wissem, erano tutti e due di Sabrina. Però raghi, vi devo subito dire che questa non è una storia a lieto fine, ma in realtà non c'è niente di lieto in questa storia. Infatti Sophie, appena arriva in questa casa, che poi è una villa assolutamente lussuosa, purtroppo si scontra appunto con la dura realtà, e cioè di una donna, Sabrina, ossessionata, malata, e del suo compagno che comunque la secondava. Questa donna infatti era assolutamente ossessionata dal suo ex fidanzato, Mark Walton, tra l'altro un volto noto perché lui è stato un giudice in un programma televisivo Pop Idol Vietnam, e oltretutto anche un cantante nella boy band irlandese Boyzone. Oltretutto i due si erano anche lasciati nel 2013, quindi tanti anni prima rispetto al momento in cui Sophie era andata a lavorare da loro. In più lei, come vi dicevo, era fidanzata con un altro uomo, quindi assolutamente un'ossessione patologica, un'ossessione malata. E si era messa in testa, aveva iniziato a pensare che Sophie fosse stata ingaggiata da Mark per spiarla, che Mark le avesse promesso fama, successo e denaro in cambio appunto dei suoi servizi, quelli appunto di spiare Sabrina. Oltretutto si era anche messa in testa e aveva anche detto, anche se in realtà non era vero, che i due avevano una relazione addirittura sessuale e che alla fine avessero addirittura i due architettato insieme di estrarre il liquido seminale da Wissem, l'attuale fidanzato appunto di Sabrina, per far credere che lui avesse violato Sophie. E lo so che vi sembrerà assurdo che io parta così con il botto a 5 minuti dall'inizio del video, ma ragazzi, vi devo dire le cose come sono andate, in ordine cronologico. Questa ragazza è nata, ha vissuto vicino Parigi, in Francia, si è trasferita in Inghilterra, e subito è stata accolta in questa maniera, accusata di essere una manipolatrice, corrotta e, passatemi il termine, anche un po' leggera, perché capace di vendersi per pochi soldi. Quindi proprio un bel comitato di benvenuto. Sta di fatto che Mark, ritengo necessario specificare, che non ha mai incontrato né parlato telefonicamente, quindi tantomeno visto di persona Sophie,
non sapeva assolutamente della sua esistenza, ma è rimasto talmente scioccato dopo aver saputo tutto quello che è successo, che chiaramente capisce già da solo che il suo nome verrà d'ora in poi sempre collegato a quello di Sophie, e che addirittura lui tiene sempre nel suo portafoglio una foto della ragazza, perché ovviamente si è, tra virgolette, affezionato a Sophie, pur non avendola neanche mai vista. Sta di fatto che Mark comunque ha anche in tribunale poi testimoniato che Sabrina fosse già patologica quando stavano insieme, aveva mania di controllo, era ossessionata, era anche violenta, insomma non proprio la fidanzata dell'anno, ecco. Ma tornando a Sophie nello specifico, questa povera ragazza è stata per mesi vittima prima di intimidazioni e poi di vere e proprie torture. Infatti la sua morte non è stata accidentale, cioè è stata una conseguenza di tutto quello che ha dovuto subire nel corso dei mesi. Sophie è stata anche per mesi sottoposta a veri e propri interrogatori. Interrogatori che tra l'altro i due filmavano integralmente, nei quali si vedeva chiaramente Sabrina torturare Sophie quasi, nel tentativo di farle dire cose che non erano vere. Cioè lei sosteneva che Sophie fosse arrivata in quella casa per distruggere la vita di Sabrina, per distruggere la vita che lei si era creata dopo Mark. Quella vita che lei diceva di, diciamo, star di nuovo costruendo. Oltretutto diceva anche di sentire l'odore del sesso quando la annusava, cioè cose pazzesche, perché come vi dicevo lei sosteneva che i due, Mark e Sophie, avessero rapporti sessuali. E che, ragazzi, niente meno, Sophie fosse addirittura una cioè che avesse rapporti e volesse avere rapporti sessuali con i bambini di Sabrina, fuori dal mondo. Sophie durante questi interrogatori veniva addirittura accusata di magia nera e di attentare alla vita dei membri della famiglia, cioè che neanche Terminator. L'accusava anche di aver drogato tutta l'intera famiglia per abusare di tutti i membri, cioè... Raghi, che vi devo dire? Cose veramente assurde. E questa specifico che era solo la parte psicologica delle torture, perché le torture fisiche poi sono arrivate un po' più tardi, cioè le torture fisiche consistevano più che altro, almeno inizialmente, a lasciarla senza cibo per giorni. Infatti Sophie alla fine, nell'ultima foto che vedremo, era completamente smagrita, aveva perso più di 20 kg e in più a volte come tortura appunto le mettevano la testa sotto l'acqua fino quasi ad affogarla. Quindi detto questo potrete capire benissimo perché ad un certo punto Sophie ha confessato di avere appunto una tresca con Mark. Questa non era assolutamente una confessione volontaria, ma era un estremo tentativo di salvarsi la vita, perché non ne poteva più, non ce la faceva più, pensava appunto che sarebbe morta, no? E quindi decide di assecondare i suoi aguzzini dicendo che appunto loro, lei e Mark, avevano questa tresca per appunto incastrare e spiare Sabrina e Wissam. Questo però non fa altro che far innervosire ulteriormente Sabrina, che alla fine decide di uccidere Sophie. Ma non solo, decide di bruciarla e cucinarla nel barbecue fuori in giardino. Ma finalmente qualcuno rompe loro le uova nel paniere. Infatti il vicino di casa, allarmato dal fumo nero alto e comunque dall'odore cattivo, chiama i vigili del fuoco, chiama anche la polizia, che arrivano, e quando arrivano il 20 di settembre del 2017 trovano il corpo carbonizzato di Sophie. Appunto loro, Wissam e Sabrina, cercano di raccontare qualche
cavolata per cercare di salvarsi da quella situazione dicendo di star cucinando una pecora, ma in realtà è chiaro a tutti che quelli sono appunto dei resti umani, che l'autopsia rivelerà essere i resti di Sabrina, di Sophie, scusate. Però l'autopsia non riesce a trovare il perché questa ragazza sia morta, cioè non si riesce a capire come lei sia morta, ma purtroppo si notano sul suo corpo, quello che rimane, diversi segni di appunto tortura. Infatti la ragazza aveva la mascella rotta, aveva lo sterno rotto e oltretutto dai filmati di cui vi parlavo prima, degli interrogatori di Sabrina su Sophie, si vedeva chiaramente spesso Sabrina torturare Sophie picchiandola proprio selvaggiamente e anche a volte con dei cavi elettrici, quindi a mo' di frusta. Quindi questa ragazza ha dovuto praticamente patire le pene dell'inferno e delle torture disumane per mesi e mesi prima di morire. Ma a questo punto voi vi chiederete, ma la mamma di Sophie non si è mai accorta di nulla? Cioè la ragazza non ha mai detto nulla? No, non ha mai detto nulla perché non poteva. Perché Sophie ha avuto il telefono, ha avuto la carta di credito, ha avuto soldi fino a un certo momento. Dopodiché non ha più potuto avere contatti con nessuno, se non in presenza di Sabrina. Quindi praticamente Sophie le prime settimane era felicissima, no? Si faceva sentire dalla madre felice, contenta, gioiosa, eccetera, eccetera. Per poi farsi sentire sempre meno, sempre meno, sempre meno, finché Catherine non ha più sentito la figlia. Ma quando non ha più sentito la figlia ha iniziato a sentire Sabrina, che in realtà le ha fatto solo due telefonate, nelle quali però parlava di Sophie in una maniera un po' strana quantomeno secondo Catherine. Infatti sosteneva che Sophie fosse una ragazza sporca, una ragazza svogliata, che lei d'altra parte fosse la serva in casa perché doveva cucinare, doveva pulire, doveva badare i suoi figli, cosa che in realtà avrebbe dovuto fare Sophie. E io mi chiedo a questo punto, poi siamo tutti bravi a parlare quando non ci siamo dentro le situazioni. Ovviamente Catherine era, sapendo che cosa è successo, poi era distrutta dal dolore e sicuramente si è pentita di non essere andata a prendere la figlia quando ha sentito le parole di Sabrina. Però io mi chiedo, non sentendo più tua figlia che sta in un altro stato, non ti accorgi di nulla? Non lo so. Poi appunto, come vi dicevo, siamo tutti bravi a parlare al di fuori, magari Catherine non aveva neanche le possibilità di andarla a trovare, perché comunque aveva un lavoro molto modesto, cioè lavorava in un supermercato, magari non aveva i soldi per andarla a trovare. Non lo so, sono appunto un po' stranita da questa cosa, però chiaramente Catherine è assolutamente una vittima, per così dire, anche se la vittima in realtà è Sophie, però chiaramente anche Catherine, che è la mamma di Sophie, è una vittima di questa situazione, quindi assolutamente nulla da dire contro di lei, ci mancherebbe altro, però appunto forse se avesse agito diversamente, se forse avesse ascoltato il suo istinto, a quest'ora magari Sophie sarebbe viva, chi lo sa. Non si sa, comunque nelle grinfie di questa donna Sabrina, non so, magari sarebbe andata a finire così lo stesso. Poi pensate che oltretutto Catherine è venuta a sapere della morte della figlia solo diversi giorni dopo, quando l'autopsia ha determinato che il corpo fosse effettivamente quello di Sophie. Quindi insomma, il dolore di questa donna io non posso neanche immaginarlo. Infatti quando è venuta a conoscenza di questa notizia è caduta in uno stato di shock lei, tanto quanto il padre ovviamente di Sophie e anche i suoi due fratelli, perché Sophie aveva due fratelli più piccoli, una sorella e un fratello di appena 8 anni all'epoca dei fatti. E il fratellino tra l'altro si è dovuto anche sottoporre a visite psicologiche, trattamenti psicologici
appunto per lo shock che ha subito. Infatti Patrick, il padre di Sophie, dice che in realtà non hanno preso solo la vita di sua figlia, ma hanno preso anche la sua, hanno preso anche il suo sonno, hanno preso anche la sua gioia di vivere, insomma, gli hanno portato via un pezzo di cuore. Ma c'è da dire che per fortuna questa famiglia ha avuto il supporto anche di diverse persone che hanno manifestato per, appunto, per ricordare Sophie, no? Con dei cartelli con scritto per esempio ragazza alla pari e non schiava, oppure giustizia per Sophie. Quindi appunto hanno avuto il sostegno di tutti. Ma a questo punto dobbiamo passare dal 20 di settembre del 2017, giorno in cui hanno ritrovato il corpo di Sophie, direttamente al 19 di marzo del 2018, quando è iniziato il processo a carico di Sabrina e Wissam, sia per i maltrattamenti che proprio per l'omicidio di Sophie. Il 24 poi di maggio del 2018 i due sono stati dichiarati colpevoli, nonostante avessero avuto anche il coraggio di definirsi innocenti, in quanto sostenevano di aver sì bruciato il corpo per cercare di proteggersi, ma che in realtà Sophie non l'avevano uccisa loro. Quindi praticamente tu hai un corpo lì in casa tua che non sai che cosa gli sia successo, di una povera ragazza disgraziata, tu che cosa fai? Bruci il corpo, non chiami la polizia, no. Ma infatti nel tribunale penale Old Bailey di Londra, dove appunto è avvenuto il processo, la loro è stata descritta addirittura come una follia de? Penso che si pronunci così, comunque più o meno, insomma una psicosi di coppia, una psicosi condivisa. Prima di essere giudicati colpevoli, comunque Sabrina aveva tentato in tutti i modi di convincere la giuria che lei non c'entrasse assolutamente nulla, poverina, perché lei in realtà trattava benissimo Sophie, lei le dava 50 sterline a settimana, in più le comprava tutti i vestiti che Sophie voleva, in più ovviamente aveva vitto e alloggio gratis. Ovviamente Sabrina non c'entrava nulla con la morte poi di Sophie, infatti lei stava dormendo, probabilmente era tutta colpa di Wissam. Oltretutto, dopo aver visto il corpo di Sophie, lei aveva anche chiamato il 911 o comunque il numero d'emergenza, ma le avevano detto di aspettare, di attendere in linea, e lei, essendo una persona assolutamente, chiaramente, molto impegnata, comunque essendo una stilista molto famosa, lei era assolutamente troppo impegnata per aspettare, ha riattaccato il telefono e ha deciso di bruciare il cadavere, sì. Poi Sabrina è stata anche sottoposta a diversi test clinici, test medici, che hanno effettivamente diagnosticato in lei dei disturbi ossessivi, dei disturbi mentali. Ma nonostante tutto, il 26 di giugno del 2018, Sabrina e Wissam sono stati lo stesso condannati dai 12 giurati all'ergastolo, con possibilità di condizionale dopo 30 anni, più 5 anni e mezzo, per occultamento di cadavere. E il giudice, che era Nicholas Willard, ha definito questa condanna, per quanto comunque pesante, perché era comunque un ergastolo, mai abbastanza per quello che avevano fatto, per aver ucciso una povera ragazza di 20 anni. Un'altra cosa importante da aggiungere è che sia il padre di Sophie che Catherine, la madre, hanno dovuto assistere a tutto il calvario della figlia, infatti sono state mostrate foto, i filmati degli interrogatori, insomma, di tutto, di più, cose strazianti, e addirittura Caterina ad un certo punto ha dovuto abbandonare l'aula perché non riusciva a sopportare la vista di tutto quel dolore della figlia. Ma a questo punto mi sembra assolutamente doveroso condividere con voi la visione che invece Caterina aveva della figlia, perché finora abbiamo visto Sophie più che altro sotto il punto di vista dei due pazzi. In realtà Sophie non era assolutamente come loro la descrivevano. Catherine racconta che la figlia era una ragazza sempre sorridente, una bambina e poi una ragazza sempre sorridente, molto ingenua, un po' riservata per carità, però sempre attenta alle esigenze degli altri, sempre attenta a non far star male gli altri, stando magari a volte male lei,
una ragazza assolutamente amante sia dei bambini che degli animali, quindi una ragazza d'oro. Oltretutto una ragazza che ha sempre anche vissuto un po' sotto una campana di vetro, dico questo in senso positivo, nel senso protetta e amata da tutti quelli che conosceva, specialmente dai suoi familiari, dai suoi genitori. Quindi, come avete potuto sentire, una visione completamente opposta a quella di Sabrina e Wissam, quella che Sabrina e Wissam volevano far passare. Raghi e raghe, queste sono tutte le informazioni che ho a riguardo di questo caso. Cosa ne pensate? Io penso che questo sia un caso eccessivamente brutale. Penso che sia un caso che non avrebbe neanche avuto modo di dover esistere, perché penso che una ragazza con così tanta voglia di fare, con così tanta... come si dice? Non lo so, non è solo voglia di vivere, ma proprio voglia di imparare, di andare, di fare, di mettersi in gioco, ecco. Non debba assolutamente finire così, cioè non è giusto, non è corretto, non è non è logico, non è niente. Trovo incredibile e spaventoso come due persone che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra, quando nascono e quando crescono, intendo, poi si possano incontrare e dare vita a una tragedia del genere, cioè o uno o l'altro dovrebbe essere sano, cioè è pazzesco come due persone possano essere tutte e due così malate. Comunque ritengo, almeno in questo caso, che le condanne siano oneste, siano giuste, siano corrette. Infatti, anche se dovessero lasciarli liberi tra 35 anni, vuol dire che loro... Vabbè, all'epoca era il 2018, quindi comunque avrebbero 75-80 anni più o meno. È anche possibile che muoiano prima in carcere, parliamoci chiaro. E quindi, per fortuna, almeno questa volta ritengo questa condanna assolutamente giusta, al contrario della condanna che abbiamo visto magari nello scorso video di Barbara Skrlova, che assolutamente è pazzesco. Se non l'avete visto, vi consiglio di andarlo a vedere, perché le condanne lì facevano veramente ridere. Comunque, io di solito non lo faccio mai, ma questa volta lo faccio. Se volete, iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un video, se vi sto simpatica, perché io sono simpatica. Se vi sto simpatica, iscrivetevi al canale. Se non vi sto simpatica, iscrivetevi lo stesso. Sto scherzando. Comunque, questo è il massimo della mia simpatia. Quindi, noi ci vediamo giovedì prossimo, perché oggi è lunedì, ma da oggi facciamo due video a settimana fino ad agosto. Poi ad agosto mi prenderò qualche settimana per completare un progetto che di cui vi parlerò a settembre. Ma comunque, questo è quanto, ragazzi, ci vediamo giovedì. Mi raccomando, scrivetemi sempre nei commenti qualsiasi tipo di video che volete che io faccia, e se riesco effettivamente a trovare le informazioni, fino adesso ci sono sempre riuscita, io lo faccio sicuramente molto volentieri, perché mi piace questa interazione tra di noi. Comunque, noi ci vediamo giovedì, ciao ciao ciao!